questa manifestazione. Una manifestazione che è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dall'ente provinciale per il turismo, dalla Regione e dalla Pro Loco di Bisenzio. Il signore è un produttore, un anziano produttore, quindi in gamba, molto bravo. Nato proprio. Nato a Bisenzio, quindi produttore di Mondonico. Senti, ci parli un po' di questo Mondonico, come nasce? Nasce, cresciuto proprio abruzzese qua di Bisenzio, a Vallate di Bisenzio poi. Di Mondonico, proprio ci è andato vigneto, tutto, ma iniziamo a fare... Il viticchio, insomma. No, no, di... Come si spieghi? Io non mi faccio... Vabbè, si piano come le vite di una volta, no? Poi? Dopo si coltiva, si potte, si rama, si tappa, si fa, si dà il solfo, si dà quello che si coltiva per farle venire su. C'è un procedimento particolare durante la vendemmia per farlo venire meglio gli altri vini? No, meglio, io non ce lo metto, ci sta il procedimento di farlo meglio, ma solamente arriva la salute. Vi senti come un po' tutti i paesi dell'interno abruzzesi? Si dibatte in problemi economici, sociali, non indifferenti e forse tende molto a valorizzare questa manifestazione appunto per crescere, diciamo, ecco, economicamente e socialmente. In fondo abbiamo visto amici anche da Pescara che vengono qui per dare un giusto merito a questo vino, che è un vino delicato, non molto forte, squisito e pare abbia anche facoltà diuretiche e pare sia anche, lo ripeteremo durante il servizio, abbastanza afrodisiaco. Ma a parte queste, diciamo, curiosità spicciole, ecco, vogliamo dire che Bisenzio forse ha bisogno appunto che si valorizzi decisamente quest'uva, questo vino. Immancabile incontro con le autorità e con gli organizzatori di questa bella manifestazione qui a Bisenzio oggi. Innanzitutto diamo la parola al sindaco di Bisenzio, che ci dirà il suo punto di vista su questa manifestazione, cosa significa soprattutto per Bisenzio questo revival del Montoni. Significa ricordare che qui esiste ancora una realtà, c'è ancora della popolazione che vuole fare qualcosa e che va incoraggiata. Questo è il significato sostanziale di questa manifestazione. Secondo lei ci sarà un salto di qualità, diciamo, socio-economico per questa zona, per Bisenzio, grazie a queste manifestazioni? Perché in fondo il vostro è un isolamento che vi pesa un po'. Esatto, è da tanti anni ormai che andiamo ribadendo che il nostro isolamento va rotto. E se non si romperà entro breve tempo, purtroppo siamo ormai ridotti ad avere un'età media piuttosto elevata, per cui sono i politici agli alti livelli regionali e nazionali che devono provvedere. Noi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile. C'è stato un afflusso di gente incredibile nonostante il tempo, questo significa che è una cosa valida e che soprattutto la gente partecipa. Senz'altro, quest'anno comunque la partecipazione è stata inferiore agli altri anni a causa del maltempo. Dopo il terzo carro vedete la simpatia di quel Fafaville, dicono. Lei è il proprietario di questo stand, è il proprietario o è un produttore? Vediamo un po'. Per partecipare alla festa non da semplice spettatore. Ci parli un po' di questo Mondonico, ne abbiamo sentito di cotte e di crude, dicono che sia un vino superiore al Trebbiano, d'Abruzzo, dicono che sia... continuiamo un po', io cerco di dire il più possibile, anche perché qui fra poco non dirò più niente, comincia a scendere la pioggia e comincia a piovere anche abbastanza forte. Ennio e Marione fa le cose buone, effettivamente sarà buona senz'altro perché è una grossissima torta, mi hanno detto di 100 uova. Lei è il proprietario della pasticceria Elisa qui, no, a Bisenzio. Allora, ci parli un po' di questa torta, innanzitutto c'è una bella immagine da commentare. Rappresenta lo stesso di Bisenzio con il socio per la festa del Montonico. Svolge oggi.
Poi, allora, come è fatta questa torta? 100 uova, poi? La bagno, c'è il cioccolato con granella di cioccolato, poi c'è la granella di nocciolo con la crema gialla, sopra c'è la moca. Diciamo che è un po' il simbolo dolce di questa sagra dell'uva qui, no? Del Montone. Sì. È stato commissionato o l'avete fatta voi? L'abbiamo fatto noi, lo vendiamo dopo la sfilata di carri. Vendete a pezzetti? Sì, sì. Allora ci prenotiamo. Va bene. Grazie. Signorina, questo stand è un po' particolare, non c'è il solito Montonico soltanto, c'è anche quello, però ecco, ci sta soprattutto tanta roba da gustare, da mangiare, molto saporita, molto calda tra l'altro, e viene da un forno, eh? Bene, cosa c'entra questo col Montonico? Dunque, noi facciamo tutti gli anni questo stand e vogliamo riproporre, oltre al revival dell'uva e del vino Montonico, riproponiamo i dolci caratteristici che sono vicentini. Ad esempio qui mi trovo che sono le sfogliatelle che si facevano anticamente e queste sono dolci tipici proprio, no? Che si fanno di Natale. E noi, siccome questo è un revival, però noi cerchiamo di rivalutare un po' tutto oltre all'uva. E si facevano con un mosto. Col mosto dolce. Detto il famoso mosto, che è appunto si facevano di questi tempi, che sono pizze lievitate e che ci vogliono un giorno per farle, lei pensa che sono così fastidiose. Poi in questo quadro abbiamo l'uva, l'uturchio, il torchio, e questo è un cavallo e questa è una pupa, che si facevano sempre durante o a Sant'Antonio oppure a Pasqua. Poi questi qua sono un cavallo e questi sono i famosi castelli che si facevano di Pasqua. Questo come vede qui in mezzo c'è un uovo, il famoso uovo sodo. Poi ecco, questi che sono poi tipici che si mangiano soprattutto col vino Montonico, che sono i cagion, detto fiadoni, che sono di ricotta e formaggio. E il resto è tutto qui. Diciamo che si tratta effettivamente di una sintesi stagionale, se vogliamo, no? Qui praticamente con questo vino si festeggia la conclusione di un'intera stagione, ci si prepara all'inverno e con questi prodotti vogliamo sintetizzare un po' anche l'altro aspetto della cucina, della gola, se vogliamo. Poi sì, certo, ha ragione. Poi oltre ai dolci, ai prodotti tipici, vi sono anche delle cose tipiche, no? Ad esempio questo è il... Lucocoma. Questa è la conca, la famosa conca dove si andava a prendere l'acqua perché prima l'acqua non c'era nelle nostre campagne. Quella è lo Callarocce. Una fatica enorme trovare questi funghi e sono 4-5 anni che si ripete questa mostra con molto successo, in quanto diciamo che la varietà per essere dalle nostre parti è molto varia, diciamo, non si sono limitati a 3 o 4 tipi, come possono anche fare la ripresa anche dall'altra parte, ci sono tantissime qualità di funghi, diciamo proprio zonali, non è che sono andate a cercarli in monti diversi dai nostri e poi portarli qui. Sono funghi che si trovano dalle nostre parti e che in concomitanza di questa occasione viene fatta questa mostra. Però ci ha anche detto lei che sono molti mangerecci. Sì, penso che ho dato un'occhiata, il 90% sono mangerecci. C'è qualche cosa che non è commestibile, però non è neanche troppo velenoso, ecco. Non c'è proprio veleno, non è commestibile. Ecco, non appunto, infatti ha macchiato pure il cartoncino. Sì, ma la macchia non vale, perché sono dei funghi per esempio che macchiano molto e possono essere anche buoni da mangiare. Invece c'è scritto proprio non commestibile, però non è detto che siano velenosi o non mangiabili completamente. La signora da dove viene? Sono di Bisenti. Di Bisenti, quindi un po' entusiasta di queste cose, si nota. Sì, moltissimo, sì. Sicuramente sì, bella e folcloristica, speriamo che la possano incrementare anche negli anni futuri, perché fa parte di un patrimonio antico, adesso come il fatto che si parla molto l'italiano, ecco, no, bisognerebbe anche il dialetto, non è una questione di parlare. Qui avete un certo Lamberto De Carolis a proposito. Che conta molto è
è un patrimonio di cultura il dialetto, bisogna vederlo sotto questo aspetto. Saper parlare italiano va anche bene, deve essere fatto, però diciamo, saper parlare il proprio dialetto è una cultura non indifferente, che non dovrebbe venire a mancare col passare degli anni, ecco, tutto qui. Lattanzi, lei è uno spettatore di questa manifestazione, vero? Uno spettatore, ma sono anche un amministratore comunale. Ecco, allora, benissimo, a livello di amministrazione comunale, abbiamo parlato con il sindaco, si lamenta un po' per la carenza di manodopera giovane, ci è sembrato di capire, anche per certe infrastrutture che mancano. Allora, che si fa? Ma noi ci stiamo muovendo, noi siamo in amministrazione dal 1975. Siamo state riconfermate nell'80, il discorso che portiamo avanti noi è quello della viabilità, perché queste zone interne si spopolano perché mancano i posti di lavoro, e i posti di lavoro noi siamo convinti che non arrivano se non c'è una viabilità scorrevole, veloce, e quindi il discorso nostro è imperniato sempre sulla viabilità, anche se adesso abbiamo il grosso problema della diga, che dovrà essere realizzato e noi lo porteremo avanti insieme alla viabilità, che naturalmente è recepito pure a livello di amministrazione provinciale, perché oggi stesso il presidente della provincia ha confermato, insomma, il suo impegno insieme a tutte le altre forze politiche per la realizzazione di quella strada che noi chiediamo da molto tempo, la strada a collegamento veloce Vomano-Fino. Ecco, dai problemi grossi, seriosi, diciamo, passiamo ai problemi un po' più spiccioli. Lei da specialista ci può dire se è vero che il Montonico è diuretico e che è anche afrodisiaco? Bah. No, io ci tengo a sto fatto perché mi interessa, perché ne mangerò un po' di più stasera prima di andare via magari. Questo non glielo posso dire, che abbia attività diuretiche, penso proprio di sì, perché lo chiamavano il vino pisciarello, quindi... Vuol dire che bevuto viene subito rifatto, quindi per quanto riguarda l'attività afrodisiaca è un vino che non ha molta gradazione alcolica e quindi è un vino che tiene un po' allegro, può darsi pure che abbia quell'attività lì. Io, che stimoli un pochettino. Che stimoli, sì. Io la ringrazio, auguri. Lo pianto di Tata. Strada bianca lunga storta, fra ne spina chiuse tutto. Lui ritorna in svede e le ristona nel varrete. Casa vecchia affumagata, luce acqua da portata, ma le figlie narvenute, zappa zappa e soffenute. E quando pensa allo passato, giorno e notte, merne estate, lui sta sempre imbriaca. La fiacca alla campagna, la forza alla marina, e sta valle va in ruina. Un inno all'umiltà e alla dignità di un popolo. Continuo con la seconda parte, che è un quadretto molto interessante. Pizzacalle fu all'estero, nasto fucolare grosso, tanta busta e più nessuno, mo s'alloca sto prosoluto. Mentre sbraccio le zone, senza piagni le guaglione, e non profumo d'aia fritta, li fa sta più buone zitte. Lo progresso, la fatica, fra promesse e compromesse, un accidente a che sto questo, la fiacca alla campagna, la forza alla marina, e sta valle va in rovina. E guardo lo fiume stracca, che verso lo mare grande se ne va, e inzimbra l'acqua sporca, speranza e sogni va affogare. Valle abbandonata, come la vita a me, tanto sodata, niente so avuta, valle disgraziata. Grazie, complimenti, complimenti. Molto amara comunque, molto bella. Senti, vogliamo dire il nome? Vogliamo dire il nome? Io sono Notturno, è chiaro, se no sono di Gindio a letto. Io sono Saturno, quelli che gli ascoltano le solde gli avanzano le giorni. Cioè Notturno, professor Micheli.